Ciao ragazzi, come state? Bentornati in un nuovo video, finalmente i preferiti di maggio. Non vedevo l'ora di fare questo video perché sono molto emozionato, perché ho comprato il disastro di cose. Non ho mai comprato così tante cose in un mese e ci sono state una valanga di cose che mi sono piaciute. Sicuramente alcune cose saranno molto utili anche a voi per le domande che vedo in privato. Oggi riceverete tante belle risposte. Prima di iniziare, come al solito, vi chiedo di lasciare il pollice in su già qui sotto e di prepararvi ad un lungo ascolto, perché secondo me ci sarà tanta roba. E non vi nego che sono molto felice di fare questo video con così tanta emozione, perché era da tanto tempo che non vedevo cose così fighe. Quindi iniziamo. Partiamo subito dai mazzi di carte. Come avete visto, sono uscite le nuove Draconian, che secondo me sono molto fighe, sono molto belle. Mi piaceva più sinceramente il colore azzurro delle Draconian, ma queste secondo me sono molto belle. Il dorso è molto bello, le facce non mi piacciono poi così tanto, però comunque è un mazzo proprio bello da vedere. Cioè non ci fai giochi, lo tieni soltanto per essere figo da vedere. E sinceramente non me le sarei mai aspettate di questo colore, quindi figo. Come secondo mazzo di carte, un mazzo che mi ha veramente ucciso per la qualità e per la mia ignoranza, perché non sapevo chi fosse l'autrice di queste carte, Laura London. Io non ho la minima idea di chi sia, però se ha fatto lei le carte, se ha scelto lei la qualità di queste carte, ha fatto uno dei mazzi di più alta qualità secondo me usciti ultimamente. Infatti le carte sono normali, sono come le Knock di Da Ortiz, col bordino nero e il bordino bianco, cosa che adoro. Semplicemente il colore rosso, come quelle di Da Ortiz, erano turchese o non so il colore. La cosa che mi ha lasciato proprio perplesso, vabbè, le carte sono veramente uguali a parte le facce che sono modificate. Non so la storia di questo mazzo, ma i volti sono tutti diversi. La cosa che sinceramente mi ha capottato dalla sedia è la qualità. Un mio amico mi aveva detto: Jack, provale, sono fantastico. Ho detto: ok, vabbè, saranno di plastica, e invece no, sono plastica e tela, ma non finish veramente fighissimo. Infatti non avevo mai provato una cosa del genere. Scorrono da dio, cioè sono proprio belle, sono belle, non c'è altro aggettivo per descriverle. E infatti ho preso due mazzi di queste. Dopodiché veniamo alle Red Saturn. Io, non essendo un gran fan di Frankie, perché mi sta altamente sulle palle, però perché ho avuto da ridire, però ho avuto l'onore di provare queste carte. Mi sono piaciute molto, la qualità mi è piaciuta molto, il colore mi è piaciuto molto, sono fighe, le ho prese per curiosità e mi sono piaciute, nonostante non apprezzi il soggetto. Cosa invece fantastica, secondo me molto figa e curiosa più che figa, sono state le Monarchs di Nayusimi, perché io pensavo che fossero completamente uguali alle Monarchs normali, tranne per la scritta Nayusimi 2. Pensavo che fossero uguali, invece no, cambia la scatolina, cambia il colore. La scatola è argentata e nera e le Monarchs sono nere. Non sono blu, sono nere e bianche e sono molto fighe. La qualità penso che sia identica, le ho provate poco perché mi sono arrivate proprio due giorni fa, quindi non ho avuto modo di provarle. In mezzo alle carte c'è la carta Nayusimi 2, che secondo me è da avere perché boh, fa figo. Probabilmente non le userò mai, soprattutto non le userò mai in pubblico, perché uso le Monarchs blu, che secondo me sono più carine, nonostante queste siano molto fighe. Come mazzi di carte siamo quasi alla fine, vi faccio vedere solo le Bicycle Leaf Back. Non tanto per il back, che non me ne frega niente leaf back o non back, però mi piace molto la qualità di queste carte. La qualità di queste carte è atomica, infatti non credo di aver mai trovato un mazzo così bello qualitativamente parlando, perché non è pura tela, non c'è plastica e scorrono da dio, scorrono veramente da dio. Non so quanto mi dureranno, perché è proprio delicato questo mazzo di carte. Sono fighe, cioè c'è poco da fare. Vi farò vedere anche molto presto l'unboxing, dove ho comprato queste e altre 15 mazzi di carte. Ultimo, ma non meno importante, anzi forse più importante rispetto agli altri, l'acquisto più bello che io abbia mai fatto. Infatti ne ho comprati 4, ma ne comprerò altri, non preoccupatevi, Jack non vi tradisce mai. Sono le Memento Mori di Chris Ramsey. Che fighe, mamma mia. Io non pensavo fossero così fighe, io me le aspettavo già di plastica. Io ho detto: figo il design, figo il colore, arriveranno di plastica, saranno le Knock con un altro design. E invece no, è spettacolare, la qualità è ottima, scorrono benissimo, mi sono cadute ovunque e le ho fatte usare a un casino di persone. Ho rischiato anche di farmele rubare da Jacopo Fratini e
e me le ha tornate per fortuna. E che dire, cioè i colori sono fighissimi, i teschi sono stupendi, il nome è figo, non so che cosa dire, sono veramente fighe. Uno dei migliori mazzi, credo il miglior mazzo del 2016 per ora. Cioè per ora è il primo mazzo della top 10 2016, non sto scherzando. Voglio acquistarne il più possibile perché se finiranno e io non ne avrò almeno 10-12 non sarò contento. Quindi questo è il miglior acquisto che abbia mai fatto per ora. Tutti questi mazzi di carte li potete trovare da Assokappa ovviamente, e anche le cose che vi dirò, tranne un'esclusiva che si può trovare nel link in descrizione, un'esclusiva europea che la potete trovare soltanto da Defat, ed è un gioco molto carino che tra poco vi faccio vedere. Uno dei giochi più divertenti che abbia mai visto, Magic's XL, è fantastico, è magia con un oggetto che serve a prevenire la nascita dei bambini, è fantastico. Praticamente è un gioco dove tu fai scegliere una carta allo spettatore, prendi la carta, la trasformi nel preservativo e dentro c'è la carta scelta. È divertente, le reazioni sono fighissime e lo userò spesso. Quando mio papà l'ha visto si è messo a ridere, però gli piace, quindi boh. È un gioco che piace, quindi acquistatelo nonostante costi tanto e servono le ricariche. Gioco del quale parleremo adesso, che è in esclusiva europea in Italia da Defatta, vi lascio il link in descrizione se volete acquistarlo. È un gioco per molte persone che vogliono fare spettacoli, diciamo, o che hanno appena iniziato. È un gioco adatto alle persone che hanno appena iniziato, secondo me, dove il mago fa vedere una previsione, una carta gigante, la gira, fa vedere un mazzo di carte al pubblico dove tutte le carte sono uguali, fa scegliere una carta allo spettatore e la carta che ha scelto è diversa dalle carte tutte uguali, quindi è già... come può essere, erano tutte uguali, quindi come ha fatto a scegliere una carta diversa, e la predizione si trasforma nella carta scelta. È un gioco molto carino che probabilmente farò anch'io in qualche performance perché è molto d'effetto. Questi erano i giochi. Un'altra cosa che non è un gioco ma è molto magico è il Phantom Display, che mi è stato dato ed è fighissimo. È praticamente un mazzo che vola senza nulla sotto, nulla sopra, fili, rome, nulla di nulla, ed è praticamente una figata perché tu entri in camera e vedi il mazzo di carte che vola così tranquillamente e ah, che figo, e niente, l'ho preso. E mi sto allenando molto sul pass, dopo che una persona mi ha detto il tuo pass fa cagare, quindi mi sto allenando il più possibile per renderlo migliore, e qualche gioco un po' particolare che avete già visto sicuramente su Instagram. Per quanto riguarda letture e oggetti, accessori e robe, ho preso un nuovo giardino zen fighissimo col gong che mi piace a me per fare le mie meditazioni robe, ho preso una scatola magica per metterci dentro le mie password, delle robe che nessuno deve sapere perché è una scatola dove non trovi l'entrata, e due maglie, una col Buddha davanti e una tutta verde, molto carina. Ah sì, è vero, mi sono dimenticato, ho preso anche questo anello qua, che è fantastico, l'ho pagato un botto. Ma quando mi chiedete da dove prendi gli anelli, li prendo dalla Thailandia, su un sito strano, che non mi ricordo, Crazy Factory mi pare, e che non mi paga. Ed è fighissimo, mi piace un casino, è molto elegante. E per concludere, tutti quelli che mi chiedono da che libri sto leggendo, in questo momento sto leggendo Ricominciare da sé di Osho, che mi sta dando una mano atomica, è molto interessante quel libro lì. Credo di aver finito. Bene ragazzi, questi erano i preferiti di maggio, c'era il disastro di roba, spero che vi sia piaciuto questo video, vi abbia interessato, che abbiate scoperto cose nuove. Se così è stato, lasciate il pollice in su, condividetelo e commentatelo e consigliatemi qualcosa di nuovo che potrei comprare nei commenti. Io mi diverto un casino a comprare finché i soldi ci sono. Preparatevi perché molto presto vedrete un sacco di nuovi Street Magic, video e bombe e robe. Quindi vi voglio bene, grazie per la visione e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!